Non farò mai più una stories. Mai più. Qualcuno mi ha beccato, ne ho fatta una su tutti i social, Twitter, Facebook, LinkedIn e YouTube, ok? Su YouTube io ogni tanto ne facevo qualcuna, lì non è escluso perché lì è un ambiente proprio dedicato a fast forward, quindi va bene, ma non so neanche se la farò più lì. Ma io ho detto durante un evento, durante il Web Marketing Festival, a me le storie se non piacciono non ne farò mai una. L'ho fatta per la prima volta, perché volevo, visto che l'aveva fatto LinkedIn, volevo fare un test e comparare un po' i numeri. Mi ha scoperto Daniele Biolatti che mi ha scritto: ehi, ma tu non eri quello che diceva? Ero io. Ebbene sì, ero proprio io. Ho fatto una per fare un test, Daniele, mamma mia, bravi. Mi piace quando qualcuno si ricorda cose che dico anni fa, devo dire la verità, mi piace questa cosa. Non lo farò mai più. Vi spiego perché. Ho diviso la puntata in tre parti: il test, voi e io. Allora, partiamo dal test. Su Twitter io ho 22.000 persone che mi seguono. Il Flitz, si chiama così, ha fatto 72 visualizzazioni uniche. Su YouTube, 30.000, ha fatto il doppio di Twitter, 123. Il doppio sarebbe un po' di più, però il doppio. Su LinkedIn, dove ho però meno contatti, 13.900, ne ha fatte il triplo di YouTube. Quindi LinkedIn 375, quindi quando sono uscite quelle di LinkedIn, beh, giusto per provarle. Ma è stato Facebook quello che ne ha fatto di più, con 555 su 12.000 contatti. Ho circa su Facebook ho 2.000 contatti in meno che su LinkedIn. Beh, è un test interessante, giusto per darvi dei numeri e per parlare, per dirvi che sì, le stories portano un po' di visibilità. Su YouTube io ogni tanto la faccio perché sono dei piccoli update su fast forward, niente di che. Le views che una story su YouTube riesce a ottenere, perché dura di più, poi sono molte di più di queste, quindi in una settimana riesce ad ottenere anche le 1.000 visualizzazioni. Quindi le stories di per sé, fatte costantemente, funzionano un sacco, funzionano tanto. Sono uno strumento che io consiglio ai nostri clienti, consiglio alle persone, eccetera, eccetera. Ma io, per me, no. Per me, non fanno per me. Però la seconda parte non sono io. Siete voi. Voi che seguite la rubrica Fast Forward e che qualcuno è consulente, qualcuno è un creator, eccetera, eccetera, e voglio darvi dei consigli. Allora, voglio dirvi questa cosa. Le stories non fanno per tutti. Non per forza il nostro brand, il brand che gestiamo, deve essere dappertutto, questo ce lo diciamo da tanto tempo, e soprattutto non allo stesso modo. Le stories io non ho registrato un video verticale e l'ho caricato, l'ho registrato in modo specifico per ogni social network dove ho creato questa stories. Quindi il consiglio che voglio darvi è cercare di capire in che modo il brand che gestite, che siate voi, che è il vostro, che è di un vostro cliente, può in qualche modo veicolare i suoi valori all'interno delle stories, ricordando sempre che in comunicazione dovete per forza comunicare, quando fate anche le stories, il brand, il vostro posizionamento, i vostri valori, se avete lo slogan che si ricollega al posizionamento, lo slogan, insomma, non è che uno prende e fa una stories, è importantissimo nei primi secondi che venga riconosciuto il brand, eccetera, eccetera. Quindi attenzione, che non fa per tutti questa cosa qui. E il tipo di stories che viene creato dipende dal tipo di progetto. Quindi se avete un progetto editoriale, oggi per esempio ci sono le web stories di Google anche, dove poter veicolare. E funzionano, funzionano tanto queste stories. Lo vedo che fanno i numeri assolutamente. Però dovete tenere in considerazione queste cose, che non fanno per tutti, che non bisogna essere dappertutto e che non bisogna essere dappertutto allo stesso modo. Certo è che se create un contenuto e vi prende 10 minuti per farlo, riuscite a veicolare i valori del vostro brand, a portare le persone anche magari fuori, a veicolarlo facilmente su un numero, insomma, importante di social, la visibilità è una cosa buona, no?
Però ricordiamoci sempre l'aborigeno di Guzzanti va sempre ricordato, cioè l'aborigeno di Guzzanti è importante. Ora io ve lo mostro l'aborigeno di Guzzanti perché subito è importante ricordare questa cosa. Io so che in tanti non ricordano questa famosa perla e chicca che è questa, ricordiamocelo. Se io ho questo nuovo media, la possibilità cioè di veicolare un numero enorme di informazioni in un microsecondo, mettiamo caso a un aborigeno dalla parte opposta del pianeta, ma il problema è aborigeno, ma io e te, che cazzo te dovevo dire? E allora, ricordiamoci questa cosa, cioè la parte di comunicazione è fondamentale perché se noi non abbiamo quella cosa da dire, la nostra stories non farà quello per la quale noi l'abbiamo progettata. Quindi mi raccomando, state attenti alla parte di comunicazione delle stories perché possono avere tanta visibilità, ma la visibilità non vi porta da nessuna parte se non è legata ai valori del vostro brand, al vostro brand, al vostro progetto e quindi a tutti poi quei KPI che dovreste in qualche modo monitorare perché altrimenti non sapete che cosa state facendo. Certo è, come dicevamo, che oggi con la possibilità anche di Google di creare queste cavolo di web stories per Google, di farle indicizzare dal motore di ricerca e farle inserire dentro Discover, beh, incomincia a diventare una faccenda interessante per la visibilità che questa tipologia di contenuto può avere. Peccato che la visibilità è data dalla tipologia del contenuto e non dalla qualità del contenuto. In questo caso, però, è così. Quindi le guardiamo, è importante farle, però questo è quello che io vi consiglio. Perché veniamo all'ultima parte, ovvero io, la mia scelta. La mia scelta è quella di non fare, per quanto mi riguarda, le stories e questa è una valutazione oggettiva di quelle che sono le mie capacità di produzione di un contenuto. Un creator deve essere consapevole di quelli che sono i suoi limiti. Il mio limite come creator ne ho tantissimi, ma per esempio il mio limite è quello grafico. Io non ho per niente la capacità di comprendere cioè ce l'ho, però di produrla no, cioè se io vado a prendere un messaggio pubblicitario, facciamo questo esempio, lo so analizzare, lo posso anche creare, però nella parte della mia creazione di contenuti impattanti da un punto di vista visivo, io non ce l'ho. Nella mia parte io non ce l'ho. Quindi posso valutarla, la saprei creare, ma non la so ideare, non la so produrre. E quindi non vado a fare le stories. Dopodiché c'è anche la questione della tipologia di contenuto. Quella tipologia di contenuto non fa per me. Vedete, io su Fast Forward faccio dei video che non sono di 5 minuti. Ora, questo non so quanto durerà, ma sono un po' più lunghi perché mi piace parlare con voi e avere un altro tipo di rapporto. E quindi quello che sto cercando di fare, è cercare di fare sì dei video, sì dei contenuti importanti, ma che siano degli approfondimenti, o che sia il mio pensiero, o che sia una cosa tecnica, o qualsiasi altra cosa, degli approfondimenti. A Fast Forward, come nasce Fast Forward? Non nasce così a caso, nasce dalla mia voglia di divulgazione che ho, io sono iscritto qui su YouTube da 14 anni, quindi lo uso da tanto tempo, pensate tanti anni fa facevo anche le notizie, no? Una cosa incredibile. Però a tutti gli effetti io unisco a Fast Forward altre cose, ovviamente connect.gt dove faccio il community manager, ma le altre cose che abbiamo inserito intorno a Fast Forward sono il canale Telegram e da poco è nata la newsletter. E capito che sono comunicazioni differenti. Su Telegram ogni tanto io mando degli audio speciali e non sono dell'audio di 10 secondi, mando degli audio di 2 minuti, delle cose un po' più approfondite. Non mi va di fare la cosa veloce. E quindi ho creato la newsletter per fare il recap e cercare di riuscire ad avere tutto. Ma perché questo? Perché io in un video di 30 secondi, in un video di 60 secondi, io non ci sto. Io non per produrre un contenuto di quel tipo ci vuole tempo. Quindi non ho la capacità di produrre visivamente delle cose impattanti e non ho il tempo di produrre una cosa veloce. Perché guardate che per fare un video breve bisogna avere tanto tempo. Cioè, bisogna pensarlo per bene. Ovvio, Fast Forward per me è questo. Io è il mio segreto, io apro la telecamera e parlo e domani vi mostro come
lo faccio, come creo fast forward col montaggio in tempo reale. È velocissimo. Per me è un punto di forza il fatto che io devo solo segnarmi due cose. Per questa puntata mi sono segnato due cose, i numeri e che cosa vi volevo raccontare, ma una frase. Non ho nient'altro, per me è un vantaggio questo, riuscire a imparare anche questa che è una competenza, quella di parlare ad una telecamera senza un canovaccio, senza delle cose precise da dire, ma averle e crearsele ed essere pronto all'improvvisazione. Perché una cosa è improvvisarsi così a caso, e una cosa è prepararsi ad improvvisare, è tutta un'altra faccenda. E quindi il parlare così per me è bellissimo. Io non voglio montare, io uscivo pazzo col montaggio. Devi tagliare? No, basta, non ne posso più. Non fa per me. Così come le stories non fanno per me, anche perché mi devo mettere la ragione. Non lo voglio fare, non lo voglio fare, non voglio dire quella cosa, no, non voglio più farlo. Lo faccio quando lo dedico alla scrittura. È un altro momento. E quindi nella mia esperienza non va bene, ma non è detto che non vada bene nella vostra. E non è detto che non vada bene per i clienti. Questa è una cosa importante che noi non prendiamo mai in considerazione perché di solito copiamo quello che fanno gli altri. Di solito noi facciamo quello che fanno gli altri. E allora ecco come si è. Rovinata internet. È proprio così. È proprio così. È così. Andando a copiarci, ognuno, i social lo fanno quegli altri e lo fanno i giornali, e poi allora devi copiare quello, e allora esce il caso di studio di quello che fa i titoli vicini al clickbait, e allora tutti li copiano, e allora bisogna inseguire la SEO, e allora bisogna inseguire i dati, o sei un giornale, sei un giornale, non sei un social network, sei un giornale, sei un servizio pubblico quasi, no? Come ho scritto nella newsletter che diceva Enzo Biaggi, non manderò nelle vostre case acqua inquinata. No. È quello, no? E invece inseguono. E allora anche i creator inseguono. E allora si sta creando un internet che si copia tra di loro. Quindi il mio augurio è di trovare, ognuno di voi, buttate qualsiasi libro che vi dà le formule magiche, se ne avete mai letto uno, sono delle cavolate pazzesche perché non esiste la formula magica, e cercate di capire cosa fa per voi, che è una cosa molto molto importante. Bene, per esempio questo video doveva durare 7 minuti nella mia testa, ma io un video di 7 minuti non riesco più a farne, forse perché non preparo più e quindi spero di non stancare, spero di non essere noioso. E se sono noioso per qualcuno, tanto se n'è già andato da mo'. Quindi va bene, domani. Partecipate anche oggi, partecipate anche domani. Domani vi mostro come monto Fast Forward. Vi mostro due cosette interessanti, come la creo e come la monto. Va bene, ci vediamo domani che vi spiego un po' di cose. Vi spiego tutte queste cose qua. Bene, a domani.